Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per parlarvi di questo, del ROG Flashbender, un modificatore di luce portatile per i nostri flash a slitta. Questo kit della ROG comprende un riflettore, dotato tra l'altro di questi bracci flessibili che permettono, vedete, di indirizzare eventualmente la luce, un pannello diffusore e un pannello argento e nero. L'argento crea una luce con più contrasto, mentre invece il nero può essere utilizzato come bandiera per tagliare via della luce indesiderata. Con questo kit per cui possiamo avere un bouncer per far rimbalzare la luce, un softbox per ammorbidirla applicando al bouncer il pannello diffusore, oppure uno snoot per direzionarla in modo preciso. Si può agganciare rapidamente tramite questa fascetta che si fissa intorno alla testa del flash e si trasportano molto facilmente dal momento che appiattiti praticamente non occupano spazio. Io li sistemo nella parte alta del mio zaino fotografico, praticamente come non averli. Questo è un oggetto che ho utilizzato spesso nei miei matrimoni in combinazione con il pannello diffusore e devo dire che il risultato è molto buono. A essere sinceri, non ho notato tantissima differenza tra l'utilizzo del semplice riflettore oppure del riflettore abbinato al pannello diffusore. Sta di fatto che comunque è sicuramente un oggetto che ti permette di ammorbidire molto la luce che con l'utilizzo del solo flash a slitta. L'unica cosa è che io utilizzo una cinghia della Big Grip, che quindi quando la macchina non viene utilizzata scivola lungo il fianco. Avete capito, no? Qual è, sarebbe un problema? Il fatto che lungo il fianco voi poi avete una cosa che si estende dal vostro fianco tanto così. E non è comodissima, perché rischi di picchiare contro, non lo so, in chiesa le sedie oppure contro le altre persone. Il sistema invece è comodissimo qualora agganciassimo il flash a slitta su uno stativo, perché comunque permette di ottenere ottimi risultati con un ingombro veramente nullo praticamente. E quindi la fatidica domanda: vale la pena o no acquistare il ROG Flashbender? Beh, allora, se la vostra necessità è quella di avere un modificatore di luce con il quale ottenere, direi, ottimi risultati, che praticamente non ingombra, quindi è comodissimo da portarsi in giro, allora valutate assolutamente l'acquisto. Se invece siete soliti portare con voi stativi, flash da studio, adattatori con attacco Bowens, con softbox, beauty dish, chi più ne ha più ne metta, allora questo sistema direi che non fa per voi. Bene ragazzi, questa piccola recensione si conclude qua. Io spero che possa essere stata interessante. Come al solito vi lascio in descrizione i link per acquistare ROG Flashbender su Amazon. E ancora una volta grazie della visione, dell'iscrizione, di tutti i commenti che mi lasciate, e io vi do appuntamento ai prossimi video, mi raccomando. Ciao a tutti!